Scusa, anche te vai più lontano. Abbiamo questi mezzi potenti, vai quando... Senti. Questa è la famosa telecamera con cui hai intervistato... cosa? Oddio, chi era? Shirley Stern. È vero. O Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon Stone, porca miseria. Ma è vero che hai letto il blog. Come no? Te fermato all'aeroporto, che il documento mismatch. Quello. Ho letto tutto. Che poi a Hollywood. Ma io ti leggo. Se sapevo lo leggeva. Sì. Ogni tanto leggo delle cose ridicole, tipo. Renato Zero legge. Vorresti leggere queste cose tipo Raul Bova Raul Bova ha fatto 2000 contatti, hanno guardato 2000 volte, superato solo da Martina Stella legge. Abbiamo una cosa in comune, non so se te ne sei accorto oggi. Con Martina Stella. No, oggi, guarda bene, monito, guarda me. Mancano i capelli. No, abbiamo tutte e due un brufolo sul naso. Pensate. E non è la cosa peggiore che abbiamo in comune, è proprio oggi. Perché oggi. Io ce l'ho solo, te ce l'hai sempre? Io ce l'ho solo. Tendo ad averlo l'ho cronicizzato. Mi sono bugalizzato. Però hai due straordinarie attrici, una non solo più due, bella, più brava dell'altra. Ne ho un buon... tante, ma loro sono, è vero, sono qui speciali. Con Firenze, dicevo. Qui con me a Firenze, infatti mi sono fatto accompagnare come Pippo Baudo. Dalle... Giustamente, questo è... un insegnamento del maestro. Esatto. Questo film è un po', stavo pensando, come il film con Will Smith, però senza l'ottimismo finale. Anche lui c'ha una cosa inverosibile. È vero, quello di La ricerca della felicità. Sì, La ricerca della felicità. Lì è tutto che finisce con un happy end clamoroso, lui finalmente diventa broker di borsa. Capito. Mentre qui non c'è questa speranza di farcela all'americana, cioè l'unico che è veramente quello è un film americano, quello è un film americano, questo è un film italiano. E non è poco in realtà. Perché il personaggio di Elio Germano. Esatto, basta per descrivere tutto, per dire teoricamente. Poi se io... abbiamo ancora un minuto. Di cassetta? No, di tua pazienza. No, cassetta... no, io con Bogari te ci sto delle ore proprio se vuoi. Io e Bogari zitti che si guarda in macchina, vai. Un amore di uomo. Un minuto zitti a guardare in macchina. E l'operatrice la fa Isabella. Isa, vuoi passare in campo, entrare, farci una performance, un happy? Guarda in macchina. Vedi com'è bravo, intelligente anche nelle cose... anche nelle performance, una performance, lei è una performance teatrale. Abbiamo vinto, questa la mettiamo sempre. E tu in qualche modo condividevi anche le preoccupazioni dei tuoi personaggi nonostante siano più giovani, nel senso tu da padre sei stato un po' un outsider venuto da fuori. Ah sì, beh, io sono stato fortunatissimo perché so cos'è davvero, se penso all'incoscienza con cui sono venuto un giorno via da Livorno a 21 anni per andare a Roma a fare il cinema nel 1985. Come hai fatto poi a farcela? Sai che se ripenso all'incoscienza che ho avuto quel giorno che sono partito, della quale non ero per nulla consapevole, anche perché andavo a fare una cosa, vedere se andava bene, se no pazienza. Oggi c'è un brivido proprio di sgomento a dire ma come cavolo potevo essere matto? Mi sosteneva il fatto che non me ne sarebbe fregato nulla se non andava bene, con pazienza, avrei fatto un'altra cosa. E poi in realtà nella vita hai fatto spesso i romanzi di formazione nei tuoi film, perché anche questo in fondo è un perché romanzo... quello è il... è la quintessenza del narrare, no? Uno piglia con la valigetta, parte e affronta la vita, il mondo dei grandi. Scusa, è il romanzo. Wilhelm Meister di Goethe. È quello che, insomma, è l'archetipo che rimane dentro tutta la vita, da quando leggi Pinocchio, Tom Sawyer, Gian Burrasca, o Wilhelm Meister, insomma, il Bild un romano, il coming of age, eccetera, eccetera. E può darsi che hai scelto come voce narrante un'attrice brava, bella, che non viene mai vista nel film? Ti confesso una cosa che dico solo a te. La voce, lo dico piano, lo dico nell'orecchio. La voce fuori campo, la voce fuori campo la volevo fare io, ce l'ho fatta io tutta. Certo. L'ho detta io, è io con questo vocione qui.
E poi quando poi l'hai doppiata, poi ho sentito che ho detto oddio, che ce la fa a sentire tutto il tempo questa voce qui? E allora ho chiamato all'ultimo momento, l'hanno detto voglio una donna toscana, un accento maremmano, Laura, vieni. Infatti, ecco. Laura, ho pensato a te fin dal primo momento per fare questa voce fuori campo e adesso è arrivato il momento di registrare, ti prego. Che è bellissima, tra l'altro dopo il primo secondo ho mandato un sms a Laura dicendo di chi è questa bellissima voce fuori campo, ora poi l'ho spento perché stiamo non sai la risposta. Non so la risposta ancora. Senti, mi chiedevo anche, ma secondo te tra questo mondo devastato, diciamo, del Grande Fratello, comunque del di chi guarda il Grande Fratello e vuole essere un po' come i personaggi del Grande Fratello, il burinume con la cravatta e la giacca, e studiare filosofia, ma c'è una strada mediana? No, speriamo di sì, però è vero che certe professioni artigianali non ci sono più, i contadini lo fanno, gli immigrati o dalla Romania o dall'Albania o da altri comunque paesi, dall'India, che gli operai lì vanno a dislocare le fabbriche nell'Estremo Oriente o laddove i diritti non ci sono, e che quindi quello che ci tocca a noi è il terziario avanzato, i servizi, il marketing, il brainstorming, tutte parole che finiscono con ing. Di conseguenza la precarietà è inevitabile. Quello in cui si laurea Marta, lei si laurea proprio in disoccupazione, no? Prende una bella laurea in disoccupazione, però non si perde d'animo, anche perché non sembra una che desidera arricchirsi, insomma, sembrerebbe una che è veramente appassionata di questa cosa, non perché gli piace esibirla nei salotti, ma perché le piace, la appassiona, capire. Il destino di tutte quelle come lei quale sarà? Mi auguro che per esempio lei il suo lavoruccio di scrivere i saggi in inglese per riviste straniere, a quanto pare, la prossima volta non la pagheranno solo 300 euro ma la pagheranno 600, e poi insomma la solidarietà tra le persone. In realtà è anche molto ottimista il tuo film. La solidarietà tra le persone. L'ultimo, l'abbraccio, diciamo, senza rivelare nulla, è come se indicasse una via possibile nella umanità. E stilisticamente invece è molto, felliniano, se vuoi, cioè ci sono dei momenti quasi surreali. Sono dato delle arie da regista, hai visto? Hai visto? Porca miseria, perché ho voglia di essere preso un po' sul perché serio. All'inizio sento che cominciato a capire che anch'io sono come Gloria Swanson, capito? Sei pronto per il primo piano. Sul viale del tramonto, esatto. E quindi forse probabilmente c'è una citazione di Gloria Swanson. È evidente. Vedi che l'abbiamo trovata. Lei ha la capigliatura del nostro costumista bravissima. Francesca Sartori, è vero. Però ora deve venire qui così te la vediamo. Gloria Germani ha la stessa capigliatura della nostra costumista Francesca Sartori, un po' le somiglia. Se vogliamo inquadrare, è una donna bellissima, Francesca Sartori. Dei capelli bellissimi. Grazie. Delle piqué, la vedi, c'è l'intervista anche a lei, quindi. Puoi anche fare il montaggio se c'hai le piqué. Ora, allora mettiamo il set. Grazie. Senti, vabbè, io intanto sono, vedi come ero bravo, avevo studiato tutte le domandine. Bravo, vedere tutto. Allora, Ovo Sodo, Caterina Università, perché grottesco come passione troschista felliniano? C'è una via di mezzo tra Platone e Grande Fratello, c'è meritocrazia anche nello schifo? Sì. Questa è una domanda che non ti ho fatto. C'è meritocrazia anche nello schifo? Nel senso che in fondo in questo film, pur in un mondo devastato, però c'è una sorta di meritocrazia, nel senso che chi non studia, chi non si applica, chi vuole vincere gratis viene fatto fuori. No, c'è senz'altro una cosa, che chi ha studiato come Marta in fondo è più forte, ha degli strumenti per proteggersi, per capire, per tenere il cervello acceso, per non impazzire. E anche chi è responsabile in qualche modo, perché sembrerebbe che quello è il destino di queste ragazze, è diventare come Daniela, cioè impazzire. Noi cercheremo di non impazzire. Grazie fratello. Ciao Bogani con la Y. Bravo. So che dentro di me ti porto la Y. Speriamo di sopravvivere a lungo. Ecco. Allora ti guardo, blog www.berlinerblues. Ci metti Quick Time. Ci metto tutto. .splinder.com. Ok.
che grande. Ma sei veramente bello.